Una galleria vegetale tanto apprezzata e amata dai cittadini è stata cancellata con un violento taglio di alberi tra Livrasco e Marzalengo, lungo il naviglio civico a Castelverde. Il consorzio di bonifica Dugali Naviglio Addasserio ha effettuato i lavori, resisi necessari per la presenza di alcuni olmi secchi da rimuovere. L'intervento però sembra essere andato ben oltre. Il paesaggio trasformato ha aperto una polemica sulla qualità della manutenzione del verde e della tutela ambientale, e anche il comune, che non aveva autorizzato l'operazione, ora vuole vederci chiaro. Nei prossimi giorni sarà opportuno individuare ragioni e responsabilità eventuali per una perdita come quella subita dal territorio. È stato tagliato una parte dal bosco dal naviglio civico di Cremona. Gli stop non sono, voglio precisare che lo stop non è arrivato dal comune, ma semplicemente loro, con l'arrivo delle autorità competenti, hanno terminato i lavori, hanno smesso i lavori. E allora sappiamo questo, che avevano delle autorizzazioni di tagliare degli olmi secchi per la sicurezza della ciclabile, ma in realtà c'erano anche altre essenze e una parte del bosco è stato completamente tagliato. Questo bosco era molto importante sia da un punto di vista della biodiversità, sia da un punto di vista dei servizi ecosistemici che ci poteva dare, come ad esempio il ricreativo, perché c'era molta gente che passava e veniva a fare dei chilometri per vederlo, perché era un bosco molto bello, e anche per quanto riguarda altri servizi ecosistemici, che era un filtro naturale eccezionale. Non tutto è stato tagliato, è praticamente purtroppo il pezzo più bello, che praticamente sembrava una grotta dove si entrava e c'era una strada stretta. Era molto bello, era particolare. Stiamo ancora cercando di capire che autorizzazioni avevano, se sono andati oltre a quello che dovevano fare.